Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al canale per piacere, date un'occhiata al link, non il video, al link in descrizione, così entrate, vedete le maglie, ma come le maglie nuove della nuova stagione, non lo volete attiano, non acquistate, con c'è secondo brig, non facci, guagne mai. Allora, detto questo, oggi sto proprio, anzi, con la palla già rete, cioè, ho proprio i coglioni rivoltati, perché io la prendo sempre a ridere, a scherzare con voi, proprio perché non è che uno può stare sempre con il broncio, sempre incazzato, sempre lì, ma anche perché questi veramente a volte ti rendi conto che non meritano nemmeno tutto questo nervosismo, tutta questa ansia e tutto il resto. Ma è mai possibile che stiamo leggendo le stesse cose da mesi e non abbiamo fatto ancora un cazzo, guagni? Cioè, questa storia di Fofana, guagni, la storia di Fofana è un qualcosa di veramente inaccettabile. Come si fa ancora a stare dietro a Cus Christian e ogni volta leggiamo sempre le stesse cose? Cioè, mi dite il senso di stare qui al 6, quasi al 7 di agosto, ancora dietro un giocatore che continuano a chiedere 35 milioni? Ma tenatevelo, tenetevelo! Cioè, uno non può chiedere 35 milioni di euro da un giocatore che tra 5-6 mesi si libera a parametro zero. Adesso ognuno è libero di chiedere, ma chiedessero quello che cazzo vogliono, ma su tenessero, se lo tenessero, ma sarà l'unico centrocampista di quantità, di corsa e di legna che sta sulla faccia della terra, questo qua. Lasciatelo stare, basta, abbandonatela sta pista, è inutile continuare a starci dietro per poi ogni volta rimanere col cerino in mano alla fine del calciomercato. Non possiamo andare gli ultimi 5, 6, 7 giorni in giro poi così con l'acqua alla gola a chiedere un giocatore con quelle caratteristiche. Andate su un altro profilo, basta! Vogliono 35, sono ognuno è libero, liberissimi di chiedere quanto vogliono di qua e di là, ma allora su tenesser, se c'è qualcuno disposto a dare 35 milioni per uno che tra 6 mesi si libera a zero, lo pagassero, non sono problemi nostri, perché uno, ok, la critica alla proprietà, alla società che non vuole spendere di qua e di là, ma è contro proprio ogni regola di buon senso andare a pagare uno 35 milioni se tra 6 mesi si libera a zero. Non è una cosa accettabile. Vogliono chiedere questi soldi? Su tenessero, tenata viu sto Fofana. Ma poi fosse un giocatore di Cus Christian, è una macchina da guerra, è di qua e di là, ma ha fatto la panchina pure agli europei, sarà un fenomeno Cus Christian. Tu su tenessero, tenata viu. A com'è che schemi il presidente, il proprietario del magnate, il russo, come cazzo si chiami? Siccome questo sta pieno di soldi, allora è libero di chiedere queste cifre. Ripeto, portatelo a casa, mettetelo in giardino da cast, non ce ne facciamo un cazzo. Vado su un altro, leggevo l'altro giorno, servono 15 milioni per Amrabat. Andiamo su Amrabat. Vogliamo spendere 15 milioni per Amrabat oppure anche lì dobbiamo stare a centellinare? Perché mo questo è un discorso. Poi c'è il fatto invece che da almeno un mese leggiamo che Emerson Royal, oggi è la giornata decisiva e domani è la giornata decisiva, sono ore decisive, i dettagli, sti cazzo di dettagli, ma se pozza pa ogni, quando cazzo chiudete questo affare? Quando lo chiudete questo affare? No, vabbè, ma per Emerson Royal meglio che non lo prendiamo. No, meglio che lo prendiamo. Sentite, ma meglio che lo prendiamo. Meglio che lo prendiamo. È un qualcosa, guagni, veramente, che non se ne può più.
questo milione, balla il milione, balla un milione, e i dettagli, è il milione, ci siamo, e da due è un passo, e non c'è meno, duanna. Quindi ogni giorno io penso che sia quello buono, ma non succede un cazzo, ma nud, non ci sono proprio novità. Quindi è veramente snervante, fornesse subito, stu cazzo da marchetta da merda, fornesse subito. Ogni anno abbiamo sempre, madonna il mercato, quest'anno di qua, quest'anno di là, la Champions League ci siamo qualificati, abbiamo chiuso in positivo, da sem che della canzone, sem cu bilancino du cazzo, Mo sentivo dire al Cagliari, dice che quelli per liberare Scuffet vogliono che hanno 500.000 euro. Quindi non si capisce da dare manco 500.000 euro per Scuffet. Non vogliono dare nemmeno 500.000 euro, ma te lo devono dare regalato. Non lo so. Tu hanno regalato, Cristian, cioè non lo so. Ma è una cosa inaccettabile, Wagni. Non lo so, Wagni. Boh. No, veramente, credetemi, io certe cose non. Non le capisco. Mo ho fatto mo aspetta, queste mo le sono quelle più che si pensava, diciamo, quelle più concrete, quelle che dovrebbero chiudersi. Immaginate una trattativa con l'Udinese per Samardžić. Immaginate la trattativa per Abraham. Immaginatela questa trattativa. Vogliono quello, non vogliono quello. Vogliamo quel giocatore? No, noi non vogliamo quel giocatore. Se non esce quel, non entra quel. Mo leggevo che per prendere Abraham dobbiamo vendere Jovic. Ma se qua per Jovic non se ne parla nemmeno di una cessione. Ma cosa cazzo andate dicendo? Ma poi questo fatto di voler sempre avere una rosa più limitata, più risicata, ma credete veramente che sia una cosa positiva? Ma per quale motivo? Che poi quando avremo gli infortunati dobbiamo stare a chiamare i ragazzini della primavera per buttarli in campo, oppure quelli di Milan Futuro, dalla Serie C, la Mafescoenzo Milan, dalla Serie C li prendiamo per farli giocare nel Milan? Non lo so, cioè qua stiamo veramente parlando di cose proprio così, cioè io non lo so, ma uno vuole essere positivo, vedi stasera, stanotte sta la partita, magari giochiamo la partita, facciamo una bella figura di qua e di là, perché comunque si sta lavorando bene, Fonseca sta lavorando bene, i giocatori stanno lavorando duro, si legge veramente di allenamenti intensi di qua e di là, ma vogliamo dare questi 2-3 innesti a questo cazzo di allenatore? Li vogliamo fare questi 2-3 acquisti? Ma chiediamo così tanto? Non c'è da aggiungere altro, perché novità non ce ne sono, leggiamo solo ed esclusivamente le stesse identiche cose. Quello continua a chiedere quella cifra, 35 milioni di là non si muovono, pretendono quella cifra. Chiralt de manca un milione, ballo un milione, il Milan vuole dare quel, il Milan non vuole dare quel, quelli vuole, quel non vuole, e siamo fermi lì da non so da quanto tempo a leggere le stesse identiche cose. È una cosa proprio, cioè, vabbè ragazzi, non vi rubo altro tempo. Iscrivetevi, ve lo chiedo ancora, mi raccomando, lasciate un like, sosteniamo il canale. Mancano 3-4-5 iscritti ad a fare 11.600. Magna, e c'è, riusciamo a fare chi se 3-4 iscritti, cioè non ci sono 3-4 iscritti nell'arco di una settimana. Alzo le mani, vi chiedo scusa se magari non sono. Non so l'altezza, non lo so, boh, non so che dirvi. Beh, ciao a tutti.